siamo a Fano per la Fiera della Sostenibilità e con noi c'è Roberto Ansuini. Lei è di Apito, cos'è Apito? Apito è un'associazione di volontariato onlus che opera fondamentalmente in Brasile, dove è stato presente per 30 anni il Don Paolo Tonucci, che è un sacerdote Fidei Donum, missionario in Brasile appunto per 30 anni fino al 1994, quando poi è deceduto per un tumore purtroppo. Dopo di lui chi l'ha conosciuto ha pensato di portare avanti i progetti educazionali che avevano fatto, che lui ha portato avanti nella vita, e quindi abbiamo costruito un asilo e che tuttora ospita 110 bambini a cui diamo 3 pasti al giorno e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie in laboratori artigianali che poi portano alla produzione di questi articoli. Infatti noi abbiamo visto degli articoli che producono i genitori dei bambini. E quindi anche il ricavato di quello che viene venduto va in parte a queste persone? Il ricavato va tutto per il Fondo di Solidarietà in Brasile, insomma. Poi qua in Italia noi lavoriamo come nelle scuole insieme ad altre associazioni con cui siamo in rete, che operano in Africa, altre in Brasile, altre comunque con gli extracomunitari, su progetti educazionali, di intercultura, di qua. Qua in Italia tutto è volontariato, cioè non abbiamo spese per l'Italia fondamentalmente. Beh, meglio. E con le scuole ho visto, voi fate dei progetti, insegnate qualcosa ai bambini, parlate di altre realtà comunque. Sì, ma no, questo senz'altro, appunto cerchiamo anche di far parlare tra di loro i bambini utilizzando anche dei linguaggi nuovi. Il progetto, l'ultimo che è stato fatto insieme agli Amici del Quilombo, che è un'altra associazione di volontariato che opera in Brasile, è il linguaggio senza parole, che prevedeva l'utilizzo del gioco logico matematico, della danza con la capoeira e della cucina etnica su tutte le scuole della provincia. Abbiamo coinvolto 1200 ragazzi di ogni ordine e grado, e a cui poi al fine dell'anno abbiamo rilasciato un attestato di partecipazione. Abbiamo fatto 21 corsi completi di capoeira, altrettanti corsi di gioco logico, anche di preparazione, di costruzione del gioco e di utilizzo del gioco logico, e nelle scuole, soprattutto elementari, abbiamo portato le mamme di bambini di altri paesi o di altre regioni a presentare i loro piatti, a cucinarli proprio insieme ai bambini. E questo portato alla produzione di un libro che è qui alle sue spalle, Il linguaggio del gusto, dove appunto sono riprese queste ricette che sono state fatte a scuola. È stata un'esperienza molto importante, ai bambini e ai ragazzi è piaciuto tanto, e vediamo, insomma, anche qui bisogna trovare poi dei fondi importanti anche per l'Italia, quindi vedremo di ripetere questa esperienza anche con altre cose. Quindi facciamo un appello anche per trovare fondi, questa è una cosa comunque le dà valore a lei e tutti i suoi collaboratori, quindi noi la ringraziamo. Grazie. Avete un sito internet o qualcosa dove possiamo venire a vedere? Il sito è apitonet.org e siamo in fase di costruzione. Bene, quindi fra qualche giorno, periodo di attesa. Tra qualche mese avremo anche questo sito. È stata una cosa lunga la creazione del sito, però ci stiamo arrivando. Va bene, grazie mille. Grazie a voi.